Sampdoria ora al Tardini Antonio Monaco. Gara equilibrata fino al 35esimo del primo tempo, poi il Parma si è guadagnato un calcio di rigore, espulsione per il portiere Romero. Sampdoria in 10, dentro Berni, fuori Maxi Lopez con Mauri che ha realizzato l'1-0 nella ripresa, ancora Mauri sotto misura per la doppietta. Gara chiusa, neanche a dirlo, la Sampdoria in 10 uomini è venuta in avanti al 35esimo, sempre su rigore con Eder, rientrata in partita. Forti polemiche perché questa azione è stata simile all'azione del rigore assegnato in precedenza naturalmente al Parma, questa volta però l'arbitro ha ammonito solamente Mirante, non ha tirato fuori il cartellino rosso. Comunque Eder ha realizzato il 2-1, poi non sono serviti a nulla gli sforzi della Sampdoria, il Parma ha retto e ha conquistato 3 punti importantissimi. Il Parma sale a quota 9, a un punto dalla Sampdoria a centro classifica. Finale dal Tardini, Parma bat Sampdoria 2-1, linea Corsini.